Grande presenza di pubblico per l'ultima straordinaria mostra organizzata in Galleria Harry Bertoia a Pordenone. Esposte una quarantina di opere del gigante della fotografia mondiale Elliot Erwitt, un mix di scatti celebri ma anche di fotografie inedite, scelte personalmente dallo stesso autore per questa esposizione. Uno stile inconfondibile quello di Erwitt, ironico, appassionato ma anche sensibile e partecipe nei confronti degli ultimi. La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone, in collaborazione con il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia e con Contrasto, sarà aperta fino al 10 febbraio 2023. Una mostra originale, unica, perché? Perché unisce foto iconiche e celebri di Erwitt con altre assolutamente inedite che vengono esposte per la prima volta in Italia qui a Pordenone e che lo stesso Erwitt ha tirato fuori dai suoi archivi e dai suoi cassetti. E accanto alla mostra c'è una serie di eventi collaterali perché organizzeremo visite guidate, al piano di sopra le foto di un concorso fotografico riservato ai giovani dai 15 ai 30 anni, faremo anche concerti, insomma una serie di attività. E poi la novità, il biglietto unico, con un unico biglietto scontato si potrà vedere questa mostra, la mostra al Palazzo del Fumetto e un'altra che inaugureremo tra poco a Palazzo Richieri, questo perché vogliamo trasformare i singoli musei pordenonesi nel sistema museale pordenonese. La fotografia è l'occhio di un artista, artista che, come diceva Benedetto Croce, deve interpretare liberamente la realtà del suo tempo. Erwitt è uno degli occhi migliori che abbiamo avuto per raccontarci il Novecento. Nelle foto di Erwitt, nella vita di Erwitt, ci sono molti bambini, ci sono molti cani, credo che chiunque possa riconoscere almeno un suo scatto. Una mostra, dicevo, per tutti, veramente può essere letta con gli occhi di un bambino, con un visitatore solo per il suo gusto estetico, ma può essere letta anche da un tecnico e uno storico della fotografia. È una mostra che è assolutamente minimale, ha 40 immagini, però molte, veramente molte, sono inedite. E quindi può esserci una lettura anche molto particolare di questa mostra. È una mostra che rende felici con tantissime immagini, ma fa anche riflettere su tante altre. Accanto ad alcune immagini celeberrime che tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare, ci sono una serie di foto inedite. Inedite che Elliot Erwitt ha ritrovato guardando, sfogliando il suo archivio di tanti anni di lavoro e insieme queste, sia le foto inedite che le foto famose, creano degli accoppiamenti molto, molto interessanti, molto importanti, che ci fanno capire anche quanto lo sguardo del fotografo possa essere così costante, così forte, così anche coerente nella sua visione lungo tutta la sua vita. Per chi visiterà la mostra sarà possibile ammirare anche il film realizzato dallo stesso Erwitt, Io abbaio ai cani, che racconta con ironia e acume la sua esperienza di fotografo nel ritrarre questi animali. La mostra sarà aperta da giovedì a domenica dalle 15 alle 19. Per maggiori dettagli www.comune.pordenone.it/erwitt.